Che cos'è un'impresa liquida? È un'impresa che si comporta rispetto all'ambiente circostante come un liquido nei confronti del recipiente in cui viene versato. È un modello organizzativo innovativo che CNA ha deciso di premiare con l'edizione 2019 del concorso Impresa di Valore. Attraverso un percorso di analisi e selezione delle aziende partecipanti, appartenenti a tutti i settori di attività, CNA vuole fotografare e valorizzare quelle che competono in flessibilità, capacità di visione, valorizzazione delle risorse umane. L'impresa liquida si basa infatti su un modello organizzativo flessibile e predisposto a un adattamento facile e veloce per adeguarsi al mercato in continuo cambiamento. Il concorso Imprese di Valore giunge così alla sua quinta edizione. In questi anni, attraverso il concorso, sono state selezionate e premiate alcune tra le migliori e più innovative aziende del territorio ferrarese. Per partecipare al concorso, promosso e organizzato da CNA ed ECIPAR, l'ente di formazione di CNA, c'è tempo fino alla fine di gennaio. Partecipare alla selezione è facile e immediato, basta rispondere alle 10 domande di un questionario che è stato inviato a tutte le imprese, ma può essere reperito anche sul sito www.cnaferrara.it o mettendosi in contatto con CNA Ferrara. La partecipazione all'iniziativa è completamente gratuita e alle imprese selezionate sarà offerto un piano di visibilità del tutto gratuito che coinvolgerà siti internet e pagine social di CNA ed ECIPAR e la stessa Telestense che sarà presente all'evento. La legge di bilancio 2019 ha portato delle novità ovviamente anche per le imprese sugli infortuni. L'autoliquidazione INAIL 2018-2019 è stata rinviata al prossimo 16 maggio per consentire la revisione delle tariffe INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 19-21. Sul sito della CNA di Ferrara sono pubblicate le principali novità riferite al settore autotrasporto contenute nella legge di bilancio 2019, tra le quali la sterilizzazione dell'IVA, l'aumento delle accise dal 2020, le disposizioni relative ai pedaggi autostradali e i fondi per l'autotrasporto e i contributi per l'acquisto di veicoli a basso parametro inquinante. In più sono previsti cambiamenti per la circolazione stradale, anche con il decreto sicurezza. Un soggetto residente in Italia da più 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Un veicolo o un rimorchio immatricolati all'estero possono circolare in Italia per massimo un anno. Sono queste in sintesi alcune delle novità introdotte dalla legge del 1 dicembre scorso. Torna disponibile il Fondo Energia della Regione Emilia-Romagna. Per chi volesse investire in Green Economy, fino al 4 marzo prossimo è possibile presentare domanda per accedere a finanziamenti agevolati con importi fino a 750.000 euro, di durata fino a 96 mesi e a tasso zero sul 70% del progetto ammesso, mentre il restante 30% ad un tasso convenzionato. Al giorno d'oggi è indispensabile essere su Instagram e soprattutto saper utilizzare il social network se si lavora nel campo della bellezza e del benessere. Inizia mercoledì 16 gennaio e proseguirà i due mercoledì successivi, il 23 e il 30 gennaio, a partire dalle 20, il corso di Social Beauty promosso da CNA ed ECIPAR, dedicato all'utilizzo di Instagram per la promozione dei servizi Beauty and Wellness. Tenuto da Jessica Morelli, formatrice e fotografa, il corso è rivolto agli operatori del settore benessere e si terrà presso la sede di ECIPAR. Lunedì 21 gennaio invece alle ore 12.30 in CNA si svolgerà il seminario di Techno Beauty organizzato da CNA Benessere Sanità in collaborazione con Tecnostar Italia dal titolo L'evoluzione delle tecnologie nei trattamenti per l'estetica.